La radiologia interventistica extravascolare permette il trattamento degli itteri ostruttivi neoplastici in modo palliativo oppure prima di un intervento chirurgico. Altra applicazione della radiologia interventistica è la stabilizzazione di segmenti scheletrici erosi da neoplasia. In questo caso si effettua sotto guida TAC la infusione di stabilizzante, un cemento acrilico che ripristina la stabilità dell'osso stesso, con grande impatto su quella che è la sintomatologia algica e quindi sulla qualità di vita. Questo tipo di procedura può essere o meno associata all'ablazione con radiofrequenza, che classicamente viene applicata nel trattamento delle formazioni espansive del fegato o del rene e che del tutto recentemente ha trovato un utilizzo con risultati estremamente soddisfacenti nel trattamento delle lesioni nodulari funzionanti o non funzionanti benigne della tiroide o nei gozzi, cioè l'incremento di uno o di tutti e due i lobi della tiroide. Questo tipo di procedura viene effettuata su indicazione dell'endocrinologo o del chirurgo neuroendocrino e consiste nel posizionare sotto guida ecografica un piccolo ago elettrodo all'interno della parte della tiroide oggetto di trattamento, muovere l'ago in modo che se ne induca la necrosi completa. Il fine del trattamento è quello di evitare con una procedura estremamente poco invasiva un intervento chirurgico che comporterebbe la rimozione della tiroide e quindi l'assunzione di una terapia sostitutiva per una intera vita.